Invasione che si concluderà con i pantaloncini di Couto presi come ricordo, una prova in piccolo di quello che potrebbe accadere tra qualche settimana se la Lazio, scongiuri d'obbligo, riuscirà a mantenersi in testa sino al termine del campionato. 13° minuto di gioco, Lazio 2, Venezia 0. Le reti di Conceição e Mihajlovic hanno praticamente già chiuso l'incontro, eppure è stato il Venezia ad aver fatto vedere le cose migliori. Una traversa sfiorata da Recoba che poco dopo riesce a superare anche Marchegiani, tirando però fuori da posizione molto angolata. 13 minuti dunque non esaltanti quei dei biancocelesti, la cui forza è proprio quella di aver steso gli avversari in quei 780 secondi giocati maluccio. Dunque Conceição accoglie al volo l'assist di Favalli e Mihajlovic dà al giovane Recoba una lezione sui calci piazzati. Con la punizione di oggi raggiunge 20 gol e passa in testa alla classifica dei realizzatori su punizione. Sì, fa piacere perché comunque sono davanti a un certo Zola, Maradona, Zico, Platini, che sicuramente sono grandissimi giocatori e mi fa piacere, però soprattutto mi fa piacere perché la Lazio ha vinto, abbiamo mantenuto questo passo, abbiamo 55 punti e anche se oggi non abbiamo disputato una grande gara, però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, anche non giocando bene abbiamo vinto tranquillamente. Il Venezia c'è ancora, tra le due marcature biancocelesti tutta spreca banalmente di testa, lasciando qualche rimpianto al tecnico novellino. Se ci fosse stato Maniero. Beh, Pippo è un grande giocatore, ma comunque ha dato tutto quello che doveva dare. Lagunari ancora convinti di poter riprendere in mano la partita, con l'arbitro Boggi estremamente fiscale nei confronti di Tuta, toccato in area da Marchegiani e addirittura ammonito. Ma non so se era rigore, però da rivedere, se c'era bene, ma purtroppo non si torna indietro. Tra uno scambio Salas-Vieri ed un elegante slalom di Recoba si chiude il primo tempo, che lascia spazio ad una ripresa vissuta essenzialmente attraverso i cartelloni luminosi dell'Olimpico, che hanno scandito l'altalenarsi dei risultati sui campi di Firenze e Milano. Gioie prima e poi amarezze per i tifosi biancocelesti, che hanno sperato in un distacco maggiore dai viola di Trapattoni. Sentivamo urlo dei tifosi, però non è che ci accorgevamo. Poi negli ultimi minuti, quando praticamente partita era già finita, abbiamo visto che praticamente Milan pareggiato negli ultimi minuti, Fiorentina ha vinto negli ultimi minuti. Però di amarezza? No, sicuramente potrebbe essere meglio se Fiorentina pareggiava, però comunque anche così non c'è problema, perché noi dobbiamo guardare noi stessi, dobbiamo pensare a ogni prossima partita. Solo queste emozioni laziali si potranno ricordare dei secondi 45 minuti di oggi, durante i quali i padroni di casa, sicuri del risultato, si sono limitati ad amministrare il vantaggio, mentre gli ospiti, poco incisivi e demoralizzati, hanno cominciato a pensare ai prossimi impegni.